passo la parola ad Alain, che è il commentatore ufficiale delle esibizioni di Andrea, e ci risentiamo tra poco. Buongiorno Torino. Quello che adesso assisteremo sono delle acrobazie veramente mozzafiato, regalate dal nostro campione Andrea Pesenato, campione iridato dal 2019. Oltre alle due vittorie nel 2009 e 2011. Eccolo che sta rompendo. Una manovra a 4 centri, purtroppo
e quindi stiamo vedendo cosa il campione ci sta regalando gratuitamente. Ecco la sezione sana con una virata sinistra, il trattempo pronto per la prossima manovra. Dedicata ad Andrea Pesenato da parte dell'Adventure Style. Grazie! A domani! Grazie a Valenzi e alla splendida esibizione di Andrea. L'aereo ha avuto bisogno di pochissima pista per staccare. Grande velocità.
tirerà su. Per posizionarsi in negativo e tornare verso il centro box. Stefano prende quota per poi iniziare il suo programma acrobatico. L'extra 300 di Stefano Pastrovic, che dopo aver effettuato una serie di tonno in questa picchiata a 45 gradi cerca il positioning corretto per il suo programma. Una serie di tonno in verticali per poi schianare in una figura che si chiama Mulleroy. E adesso rifiuta il suolo incassando circa 6 GMS in questa richiamata. L'extra 300 è una velocità massima di 5 km/h, serve per innescare queste verticali molto marcate. Quella che avete appena visto è una adesso dovrebbe innescare quello che si chiama torque roll. Si utilizza la potenza del motore e dell'elica per fermare l'aereo in aria e lasciarlo poi cadere all'indietro con una manovra che si definisce scampanata. Ma credo che loro il tubo acrobatico ce l'abbiano tra i quello che ha normalmente sulla terra. Dal punto di vista del pilota è molto faticosa fisicamente, perché arriva a incassare circa 6 G negativi e, come vedete, chiude questo looping negativo in asse pista ma a testa in giù.
giallo, a differenza delle manovre positive dove il sangue fluisce verso i piedi. Vai, vai, ciao. Manovra di rientro per tornare verso il pubblico. Torno a 8 tempi. Ferma alla sommità di questa colonna di fumo e scampana all'indietro in assenza di peso. Questa è una manovra molto complessa perché sono una serie di rolling interni in una virata di 270 gradi. È una manovra estremamente disorientante che necessita un grande allenamento perché bisogna coordinare gli input di barra e pedaliera in maniera molto molto precisa e costante. Tornò a botte con una virata sfogata per prendere velocità ed effettuare ancora un paio di passaggi di saluto a favore del pubblico, per cui per i fotografi sappiate che dovrebbe poi adesso prendere l'asse pista e fare un bel passaggio tirato. Una serie di tornò. 90 gradi di discesa a destra. Con le verticali molto marcate e un occhiello in cima molto stretto. Ed ecco un po' il passaggio a coltello di Stefano Pavlovic e del suo ex.
103 che ci porta in atterraggio. Sta arrivando in scivolata per perdere velocità il più rapidamente possibile. C'è piccola dietro e si scalda gialla.